Ben ritrovati a tutti sulla Voce di Novara. Ci sono dei dati che sono usciti in questi giorni in una grande inchiesta formulata dal settimanale L'Espresso, costruita dal settimanale L'Espresso sul tema della ludopatia e del gioco d'azzardo. Ci sono dei dati impressionanti che riguardano anche la nostra città. Li riguardiamo insieme. Nel 2016 sono stati spesi a Novara qualcosa come 104 milioni di euro giocati nelle slot, bruciati nelle slot. È una cifra enorme che vale sostanzialmente la parte corrente di un bilancio come quello del Comune di Novara. Sono 998 euro circa, poco meno di 1000 euro per cittadino, ma se consideriamo che coloro che si avvicinano appunto al gioco d'azzardo sono circa il 27-28% della popolazione, vuol dire che questa spesa ripartita su quelli che effettivamente giocano è di circa 3.740 euro per persona all'anno. Sono cifre impressionanti che danno la dimensione di questo fenomeno e che ci indicano con quanta urgenza questo argomento va affrontato. Allora, ancora una volta va sottolineato in modo positivo ogni sforzo che si fa per combattere questa piaga, questa vera piaga che distrugge famiglie, che mette in discussione esperienze lavorative, aziende. Il virus del gioco davvero distrugge e distrugge spesso definitivamente. Allora ben vengano le normative, le leggi come quella della Regione Piemonte che mette un limite, cerca di mettere un limite, certo nella forma della riduzione del danno, non è una soluzione radicale, è una soluzione parziale, ma almeno è un tentativo di soluzione. Ben vengano leggi come queste, ben vengano tutti gli interventi che accompagnano naturalmente uno sforzo più articolato di affronto del tema direttamente con le persone, ma non si può lasciare che tutto questo accada nel 2017. A risentirci domani alla stessa ora sulla Voce di Novara.